Tanti, troppi gli incidenti stradali che in provincia di Lecce hanno funestato i giorni di festa. Il bilancio è pesante fra persone che hanno perso la vita sulle strade, anziani, giovani, ragazzi strappati nel fiore degli anni. Nelle ultime ore anche un bambino di appena 6 anni è rimasto coinvolto in un incidente che lo ha costretto ad una corsa in ambulanza e poi al ricovero in ospedale. Un bimbo di Nardò che viaggiava in auto col papà e la mamma. Anche il padre sta male. Vito Muia, pastore 51enne, era alla guida di una Golf e percorreva la strada che collega Torre Lapillo a Torre Colimena, quando per cause ancora in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un palo, poi contro il muro di cinta di un podere. Le sue condizioni sono gravi, adesso ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Fazi di Lecce. Il bimbo invece, dopo un primo passaggio insieme alla mamma, Monica Muia, 29 anni, nel nosocomio di Copertino, è stato trasferito a Lecce. I medici sono preoccupati per un'emorragia scoperta durante i controlli eseguiti al pronto soccorso. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri ha escluso per il momento il coinvolgimento di altri mezzi. Il conducente potrebbe aver perso il controllo per evitare qualche ostacolo, ma è tutto da confermare. Così come è da confermare anche la dinamica di un altro incidente avvenuto quasi in contemporanea nella zona del Sud Salento. È ricoverato in prognosi riservata al Panico di Tricase un avvocato 49enne del posto, Luigi Pietro Nuccio, finito in ospedale dopo l'incidente con la sua moto, una Ducati avvenuto sulla Tricase Montesano. Nella caduta ha rimediato ferite e traumi che hanno indotto i medici a disporre il ricovero in prognosi riservata. È poco chiara la dinamica dell'incidente, per fare luce su quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri. Non è chiaro infatti se il professionista sia caduto da solo o per causa di altri. Una cosa è certa, è grave, ma per fortuna non è in pericolo di vita. E mentre le sirene delle ambulanze annunciavano l'arrivo in ospedale di persone tradite dalla strada, a Oggiano alla chiesa scendeva un silenzio carico di dolore, rabbia e commozione nel giorno dell'addio ad Alberto Leo e ad Armando Viceconte. Piazza Umberto I, gremita di gente per l'estremo saluto ai due amici che a soli 20 anni sono stati strappati brutalmente ai loro affetti dopo un tragico incidente avvenuto all'alba di Natale che ha scosso tutta la comunità salentina e non solo. C'erano tutti per l'ultimo straziato omaggio, tutti tranne Antonio Rubrichi che lotta ancora in un letto d'ospedale per restare in vita.